soffio come il mio naso, bello accentuato, adesso risulta più sottile, più uniforme, molto più carino. Provare per credere. Ciao ragazze, benvenute nel mio canale, il canale dedicato al beauty e a tutto ciò che piace a noi ragazze. Come avete potuto vedere dall'intro, oggi andremo a realizzare un make-up adatto per il nostro nasone. Ovviamente non tutti hanno un naso importante come il mio, perciò oggi andremo a realizzare un trucco su come ridimensionare il nostro naso. Però prima, per chi non mi conosce, sono Arianna Giulli e mi occupo di beauty, benessere e fitness. Se non mi segui, mi raccomando, iscriviti per non perdere tutti i nuovi contenuti. E andiamo a realizzare il nostro trucco. Ok ragazzi, a questo punto, dopo aver steso per bene il correttore, quello chiaro, andiamo ad applicare uno un po', anzi molto più scuro. Lo andiamo ad applicare in questo modo, proprio per assottigliare per bene il naso. Lo andiamo a mettere anche sulla punta. Questo praticamente, in questo modo, andiamo a creare un gioco di ombre. E darà l'illusione di avere un naso un pochettino più sottile. Ovviamente andremo a sfumare del tutto. Prima di farlo, però, con un altro pennellino andiamo ad applicare un altro correttore in questo modo qui sopra. Prendiamo il correttore chiave prima e andiamo a ripassare da questa parte. Poi andiamo ad applicare anche ancora un po' qui in modo tale da non creare troppo distacco, cercare di farlo sembrare più uniforme possibile. Poi andremo a pensare anche sopra, non vi preoccupate. Correttore che abbiamo usato prima, quello più chiaro, lo andiamo a stendere anche un filino qui sopra. Questo appunto, come vi ho detto prima, serve per cercare di dare uno stesso colore a tutto il viso, per non creare macchie. E farlo sembrare appunto più uniforme. Ragazzi, una volta aver steso per bene tutto, andiamo ad applicare un altro correttore. Prima abbiamo applicato questo qui, quello più scuro. Adesso andiamo ad applicare uno simile. Ovviamente, se non avete questa palette, anche uno più simile che è questo qui, ragazze.
andiamo a prendere un po' di prodotto con il pennello e lo andiamo a stendere proprio sulle, su questa parte qua del naso, proprio per creare un'altra ombra, non scura come questa, ma giusto un filo in questo modo. Non so se si riesce a vedere dalla telecamera, però vi posso assicurare che l'effetto dal vivo si vede. Quindi provate e fate esattamente come vi sto dicendo, perché non rimarrete deluse. Si nota, io avendo un naso un po' più importante, diciamo così, facendo questo trucco si nota proprio la differenza. Ok, picchiettiamo un po' il prodotto, perché se lo vado a lasciare così si vede troppo la differenza. Quindi dobbiamo cercare di applicare, di fare un make up, però di farlo nel miglior modo possibile. Prendiamo il correttore, quello che abbiamo utilizzato all'inizio, quello chiaro chiaro, e lo andiamo ancora a stendere un po' di sotto, proprio in questo modo. Andiamo a stendere un pochino di illuminante. Lo andiamo a mettere proprio sulla punta del naso, in questo modo. E subito, come il mio naso, bello accentuato, adesso risulta più sottile, più uniforme, molto più carino. Provare per credere. Mi raccomando ragazze, provate e poi fatemi sapere magari nei commenti cosa ne pensate di questo trucco, di questo make-up e soprattutto se l'avete fatto. Se è così potete anche taggarmi nelle vostre storie. Illuminante applicato e quindi ragazze questo è il risultato. Come potete vedere con pochi prodotti, piccoli passaggi, abbiamo modificato grazie alle ombre il nostro naso. Spero tanto che questa tipologia di video vi piaccia, se è così mi raccomando lasciate un like a questo video e iscrivetevi al mio canale per non perdere tutti i nuovi contenuti. E ragazze ci vediamo prestissimo con un nuovo video.